bentornati, ritrovati. Allora, abbiamo un altro paio di incontri appunto che ci consentiranno di terminare la lettura gradevole, credo che per molti di voi, come lo è stata anche per me, è stata una gradevole sorpresa di questa bella esortazione apostolica, apostolica sulla santità di Papa Francesco. La parte più bella sarà la prossima volta, cioè veramente quest'ultimo capitolo contiene, vi ricorderete la volta scorsa, dei punti molto molto profondi. E ci restano ancora da trattare, l'ultima parte, volevo soltanto leggere un paragrafetto, insomma, no? E sulla gioia, e poi questo prima del 129, l'audacia e fervore, poi in comunità, così avremo modo anche di fare un ricordo al nostro caro Vescovo Mariano, che quest'anno ci raccomanda in particolare l'attenzione a questa dimensione, e poi in preghiera costante. Quindi guardate quanto stia chiuso la preghiera. Poi il capitolo quinto lo vedremo la prossima volta, sperando che riusciamo a finire quello di oggi, perché se no tocca fare tempi supplementari pure estate. Che è bellissimo, combattimento, vigilanza e discernimento. Sentiremo tante le cose che scrive da buon gesuita il Papa sul diavolo, sul discernimento e sul combattimento spirituale. Sono cose molto importanti. Comunque, andiamo con ordine e anche con una certa, non fretta, ma però sollecitudine, così e cerchiamo di affrontare tutto quello che ancora ci resta da vedere. Volevo leggervi qualche altro, riprendere qualche altro spunto sulla gioia, perché ci entri sempre bene in testa, sempre come dice il Papa. 126. Ordinariamente la gioia cristiana è accompagnata dal senso dell'umorismo, così evidente ad esempio in San Tommaso Moro, in San Vincenzo De Paolo, in San Filippo Neri. Il senso dell'umorismo, anche la battuta spiritosa o a volte l'ironia con cui, anche per correggere qualcuno, no? È meglio fare una battutina, insomma, una battutina caruccia, non una battutina, c'è la battutina caruccia e la battutina che punge, no? Che fanno dare una piccola cosa. Queste non sono cose, è roba da santi, dice il padre. Ed è vero, perché grandi santi, pure Padre Pio era famoso, insomma, per questo tipo di stile, no? Il malumore non è un segno di santità. Caccia la malinconia dal tuo cuore, cita il libro del Coelet. È così tanto quello che riceviamo dal Signore che possiamo goderne, che a volte la tristezza, attenzione, è legata all'ingratitudine, con lo stare totalmente chiusi in se stessi da diventare incapaci di riconoscere i doni di Dio. Questo io so, cioè, vado in estasi quando leggo queste cose qui, perché è bello, insomma, perché il Papa bisogna comunque stare a sentire, però quando il Papa, come dire, tira fuori e esplicita in maniera così bella cose, io so 10 anni, sono tutti quanti nella stanza possibili, come dire, c'è una certa gioia e condivisione. Attenzione a questo punto: chi sta sempre triste è ingrato, non sa riconoscere i doni di Dio, non li sa cogliere, non solo sta chiuso in se stesso, ripiegato su se stesso, vive soltanto in mezzo al suo mondo, dove se pensa di avere soltanto lui problemi. Voi sapeste quando resistono ad anime così, capite? E questo chiaramente crea nel cuore tristezza e malinconia. San Filippo Neri diceva: scrupolo e malinconia lontano da casa mia. Quindi sono cose chiaramente, cioè voi capite, questo documento è un documento da pregarci sopra, capite? Non è tanto da farci, cioè da farci la meditazione su queste cose qui, più ancora che una catechesi, non so se avete capito un po' lo stile, no? A me personalmente questo, quando il Papa entra in queste cose, si vede probabilmente anche tutto quanto il bagaglio, insomma. Ricordiamo che questo è un Papa gesuita, quindi i gesuiti dal punto di vista spirituale hanno una formazione, almeno ce l'avevano, insomma, io non li conosco dal di dentro, li conosco di fama di un certo livello, e qui proprio traspare proprio la conoscenza dell'uomo, di alcuni meccanismi, insomma, no? Tipici proprio della spiritualità e della personalità di Sant'Ignazio di Loyola, insomma, per chi lo conosce se ne accorge benissimo, insomma. Attenzione, il suo amore paterno ci invita: figlio, trattati bene, non privarti di un giorno felice. Capito? Ci vuole positivi, grati e non troppo complicati. Nel giorno lieto sta allegro, sono tutte citazioni dei libri sapienziali che stiamo studiandoci quest'anno durante le ore sante, quindi qualche cosa l'abbiamo già vista.
se ve la ricordate, per esempio quella frase del Coelho, caccia la malinconia del tuo cuore, l'abbiamo meditato, l'ora santa di quest'anno. Ci vuole positivi, grati, non troppo complicati. Nel giorno da San Diego, Dio ha creato gli esseri umani retti, ma essi vanno in cerca di infinite complicazioni. Un prete, non lo capirete mai, quando legge queste cose, davanti gli passa in un istante, no? Gli passa un film davanti con una cinquantina di facce, dici mamma mia, dici, veramente, è così. In ogni situazione occorre mantenere uno spirito flessibile, altro aspetto fondamentale della vita interiore. La flessibilità non vuol dire rilassatezza, ma vuol dire duttilità mentale, che è una cosa importante, e fare come San Paolo: ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. È quello che viveva San Francesco d'Assisi, capace di commuoversi di gratitudine davanti a un pezzo di pane duro, o di lodare felice Dio solo per la brezza che accarezzava il suo volto. Questo per chi ama Luisa Piccarreta, io sono convintissimo che San Francesco non conosceva tante cose, perché Gesù ancora non le ha spiegate, ma secondo me qualcosa già la vive, più di qualcosa, perché quando si loda il Signore per la brezza che ti accarezza il viso, vuol dire che tu riconosci nel vento l'amore di Dio e lo ringrazi. Vivere nella divina volontà, diciamo, ecco, per chi conosce gli scritti della Piccarreta, molto significa di questo, no? Oppure era capace di commuoversi davanti a un pezzo di pane duro che qualcuno gli aveva dato caritatevolmente nelle mosse. Questo era San Francesco. Ecco. Chiaramente qui non sto parlando della gioia consumista individualista, così presente in alcune esperienze culturali di oggi. Il consumismo infatti non fa che appesantire il cuore, può offrire piacere occasionale ai passeggeri, ma non gioia. Se qui si apre tutto quanto il campo, rimando i miei video su YouTube, la differenza che c'è tra piacere e gioia, che non sono affatto la stessa cosa, sono due cose molto molto differenti. Il piacere è un fatto fisico, violento, sensibile, transeunte e temporaneo, te lo godi in due minuti e poi è finito, e poi te ne vuoi ancora, e poi ne vuoi ancora più grande, e poi ne vuoi ancora, e poi ne vuoi ancora, che la dipendenza come la droga. La gioia è un fatto interiore, come dice Gesù, lo sentiremo anche nel Vangelo di questa domenica, che non te la toglie nessuno, come quando dice vi lascio la pace, vi do la mia pace, e starete nella gioia, nessuno vi potrà togliere dal cuore la vostra gioia, quella gioia che vi do soltanto io, dice Gesù. È una cosa molto diversa, no? Mi riferisco a quella gioia che si vive in comunione, che si condivide, si partecipa, perché si è più beati nel dare che ricevere. Dio ama chi dona con gioia. L'amore fraterno moltiplica la nostra capacità di gioia, perché ci rende capaci di gioire del bene degli altri. 128. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete forti. Invece, se ci concentriamo soprattutto sulle nostre necessità, ci condanniamo a vivere con poca gioia, ovvero a piangerci addosso, o a pure cominciare lo sciorinamento della lamentosi o della brontolosi. Io dire, ho postato in qualche chat, non so se l'avete vista, sono stato al concerto di Deborah Pezzani a Roma, davanti all'ufficio parrocchiale del parroco c'era, mi ricordo che c'era scritto vietato lamentarsi, una cosa del genere, insomma, no? Vietato lamentarsi. Allora adesso c'è la sezione sull'audacia e sul fervore. Nello stesso tempo la santità è parresia, è audacia, è slancio evangelizzatore che lascia un segno in questo mondo. Perché ciò sia possibile, Gesù stesso ci viene incontro e ci ripete con serenità e fermezza: non abbiate paura, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Queste parole ci permettono di camminare con quell'atteggiamento pieno di coraggio che lo Spirito Santo suscitava negli apostoli ad annunciare Gesù Cristo, spingendoli ad annunciare Gesù Cristo. Audacia, entusiasmo, parlare con libertà, fervore apostolico. Parresia significa, un termine tecnico un po' particolare, si dovrebbe dire presenza coraggiosa, presenza fiera, presenza convinta, ecco, discreta certamente, piena di bontà, di dolcezza e di amore, ma anche, cioè, non ci vergogniamo di quello che siamo. Il beato Paolo VI menzionava tra gli ostacoli dell'evangelizzazione proprio la carenza di parresia, cioè di questa presenza audace, bella, convinta, decisa, fervorosa. Per noi, se
La mancanza di fervore è tanto più grave perché nasce dal di dentro. Se la gente non vede che i figli di Dio, non è che non vede, se non ci siamo così, cioè, fa molto più impressione vedere qualcuno che sia fervente nella fede, anche se non è molto molto formato, che non una persona anche, come dire, brava, però che fredda, tiepida, neutra, grigia, scialba, non trascina. Quando Papa Francesco, una delle tante cose che gli hanno detto tutti gli altri colori, che diceva che noi non facciamo proseliti, ma non è che non facciamo proseliti, il proselitismo, a voi vi piace a voi l'idea del proselitismo? Proselitismo ti dà l'idea di un leader, di una specie di sorta di accalappia prossimo, che te prende qualcuno e se lo quasi trascina dietro, quasi lavandogli il cervello, capito? È tipico delle sette. Le sette fanno proseliti, no? Quindi non fanno, noi non facciamo proseliti, il cristianesimo si trasmette per contagio, cioè è l'entusiasmo della testimonianza discretamente offerta, che dice ma guarda quello come campa bene, voglio andare pure io, cioè capite, è una cosa molto differente, perché è sempre, come dire, rispettosa della libertà del prossimo e coinvolge il prossimo a dover prendere una decisione autonoma, personale, e non in qualche modo coartata, condizionata, manipolata, capite? Ci sono anche tanti gruppi, anche dalle nostre parti, fuori della Chiesa, quanti ne volete, ma anche alcuni gruppi, un po' interni alla Chiesa, che hanno un pochino sta cosa qui della forte presenza del super leader, che a me proprio c'ho proprio un'idiosincrasia a pelle quando vedo queste cose qui. Non lo fate con me, mi raccomando, che dia subito una bimba, cioè quella tendenza a idolatrare la persona, a creare un mito, a creare un certo clima bruttissimo, d'accordo? Brutto. E lo fanno pure col Papa stesso, il Papa stesso 50 miliardi di volte che ha detto lui stesso che non gli piace, lo dice, mi stupirei se non dicessi la francescomania. Ok, quante volte ci sentiamo strattonati per fermarci sulla comoda riva, ma il Signore ci chiama a navigare a largo e gettare le reti in acque più profonde. Vi ricordate quella bellissima enciclica Preparazione del nuovo millennio di San Giovanni Paolo II? Dice sempre duc in alto, navighiamo verso il largo, gettiamo le reti, no? Spendere la nostra vita al suo servizio, aggrappati a lui, abbiamo il coraggio di mettere tutti i nostri carini al servizio degli altri. Potessimo sentirci spinti dal suo amore e dire con San Paolo: guai a me se non annunziassi il Vangelo. Quindi una presenza cristiana significativa, convinta, audace, gioiosa, capace di testimoniare, di trascinare in senso buono il prossimo. Questa è lo stile che noi ci dobbiamo, in qualche modo proporre come obiettivo e cercare di raggiungere. Salto qualche versetto. Dio è sempre novità, 135, che ci spinge continuamente a ripartire e cambiare posto per andare oltre il conosciuto, verso le periferie e le frontiere. Questo sapete che è uno dei cavalli di battaglia del pontificato di Papa Francesco. Ci conduce da dove si trova l'umanità più ferita e dove gli esseri umani, al di sotto dell'apparenza della superficialità e del conformismo, continuano a cercare la risposta alla domanda sul senso della vita. Dio non ha paura. Non ha paura, va sempre al di là dei nostri schemi e non teme le periferie. Egli stesso si è fatto periferia, tra virgolette. Qui cita l'inno della lettera ai Filippesi, quando dice che Gesù si è svuotato di se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Per questo, se osseremo andare nelle periferie, là lo troveremo, lui sarà già lì. Gesù ci precede nel cuore di quel fratello, nella sua carne ferita, nella sua vita oppressa, nella sua anima tenebrata. Lui è già lì. Ecco, quindi questa audacia entusiastica, no? Passiamo un attimo all'aspetto della dimensione comunitaria, perché vorrei arrivare
quanto prima al paragrafo fondamentale della preghiera, se no il tempo ci passa. Allora, è molto difficile lottare contro la propria concupiscenza e contro l'ansia e tentazione del demonio e del mondo egoista se siamo isolati. È tale il bombardamento che ci seduce che se siamo troppo soli facilmente perdiamo il senso della realtà, la chiarezza interiore e soccombiamo. La santificazione è un cammino comunitario da fare a due, così lo rispecchiano alcune comunità sante. In varie occasioni la Chiesa ha canonizzato intere comunità che hanno vissuto eroicamente il Vangelo o hanno offerto a Dio la vita di tutti i loro membri. Pensiamo ad esempio ai santi sette fondatori dell'ordine dei Servi di Maria, le sette beate religiose del primo monastero della Visitazione di Madrid, a San Paolo Michi e compagni martiri in Giappone, a Sant'Andrea Daigon e compagni martiri in Corea, ai santi Rocco Gonzales e Alfonso Rodriguez, questi sono amici di Papa Francesco, sono gesuiti, e compagni martiri in Sud America. Ricordiamo anche la recente testimonianza dei monaci trappisti di Tibirine, Algeria, che sono preparati insieme al martirio. Allo stesso modo ci sono molte coppie di sposi santi, in cui ognuno dei coniugi è stato strumento per la santificazione dell'altro. Vivere e lavorare con altri è senza dubbio una via di crescita spirituale. San Giovanni della Croce diceva a un discepolo: stai vivendo con altri perché ti lavorino e ti esercitino nelle virtù. Ecco, un modo differente, per esempio, di rileggere e interpretare la propria vita coniugale. Quindi chi ti sta vicino, ecco, è lo strumento con cui Dio ti lavora e ti fa esercitare tutte le virtù: la pazienza, la mitezza, la calma. Beh, ora la comunità è chiamata a creare quello spazio teologale in cui si può sperimentare la mistica presenza del Signore risorto. Condividere la parola e celebrare insieme l'Eucaristia ci rende più fratelli, ci trasforma in una comunità santa e missionaria. Questo dà luogo anche a esperienze mistiche, qui cita San Benedetto e Santa Scolastica. Vado a divorzio al 143 e poi ci fermiamo un attimo. Queste esperienze non sono la cosa più frequente, è la più importante. Quelle dei monasteri, quelle dei santi martiri, insomma, quelle sono cose che sono successe, ma la nostra vita reale è differente. È la vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa, che è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani. E qui mi inserisco anche in quello che stiamo cercando un pochettino anche di vivere anche a livello di chiesa locale. Allora, chi di voi, diciamo, se ripensa a tutto quanto l'itinerario della sua vita cristiana, sinceramente, d'accordo, nella propria esperienza di chiesa vuol dire di aver incontrato, conosciuto una comunità, non una comunità che è una comunità di recupero tossicodipendenti, cioè la comunità vuol dire un gruppo di persone che si conoscono, si vogliono bene, sono capaci di stare insieme, cioè non sono semplicemente delle facce. Cioè, noi abbiamo generalmente un'idea di chiesa un po' la gente comune. Che cos'è la parrocchia? La parrocchia è un luogo dove, se mi serve di battezzare mio figlio, al parroco ci parlo, se vuole mi socero, mi fa funerale il parroco, se ogni tanto mi vado a andare a messa ci vado, se mi venisse lo schiribizzo per farmi la confessione per Pasqua qualcuno lo troverò che mi confessa. Voi correggetemi se sbaglio, era anche un pochino quello che c'avevo personalmente. Quindi o uno appartiene a qualche gruppo religioso, non so, rinnovamento nello spirito, venega dei comuni, questi e quell'altro, che hanno un pochettino di senso differente, oppure nelle parrocchie bisogna fare un'azione. Cioè io dove sono stato, l'ho fatto nella parrocchia dove sono stato, cercando di farlo qui, faccio possibile perché questo accada, creando anche situazioni, occasioni perché questo, perché non è possibile. Cioè la comunione, questo è il grande retaggio anche di Monsignor Petrocchi, che ci ha fatto per 15 anni, insomma, una santa testa tanta, cioè non è possibile vivere, cioè, con delle facce che magari le facce le memorizzi, perché quando lo va messo, stavo con le mani sotto le domeniche, le facce sono più o meno memorizzate, ma è memorizzata una faccia, tu non sai chi è quello, cioè pure se l'hai visto per 10 anni, tutte le domeniche, sai manco come si chiama. Ma che comunità è questa qua? Allora,
è, si perde in questo modo una dimensione fondamentale della vita di Chiesa, costitutiva. Se si leggono gli Atti degli Apostoli, i primi cristiani stavano sempre insieme, e la grande forza, il Papa parlava dell'audacia della parresia di un cristianesimo convincente, sapete qual era? Il grido che faceva convertire i pagani: guardate questi come si amano, come si vogliono bene. Perché se qualcuno era morto di fame, questo lo dicono gli Atti degli Apostoli, chi aveva un potere lo vendeva spontaneamente, senza andare a fare operazioni, capite, di manipolazione o di comunismo o di espropriazione forzata dei beni. Quello, questo amore di fame, ci penso io, mi vendo la casa e torno di casa a San Pietro e aiuto questa famiglia in difficoltà. Capito? Ma lo facevano spontaneamente, lo facevano, capite? Perché si sentivano parte di un membro gli uni degli altri. Cioè, la comunità intesa proprio in senso maturo crea dei vincoli che sono i vincoli spirituali che possono superare l'intensità e il livello quindi di sangue stesso, cioè, per carità, senso ovviamente che i vincoli di sangue sono sempre prioritari, perché sono le sette che dicono: se tuo marito non ti segue nella setta, lasci tuo marito e resti nella setta, capite bene il senso, no? Però si crea una realtà bella. Questa è una delle cose importanti, capite, perché oggi, e voi sapete che molte sette, mi dispiacerebbe fare qualche nome, fanno proprio leva su questo. Una è abbastanza famosa, arrivateci, insomma, ti bussano dentro casa, mi trovi in difficoltà, stai in difficoltà economica, ti danno un sacco di soldi, ti risolvono il problema. Dico: mio, cioè, parlare con noi, ti aiutiamo noi. E questi chiaramente si trovano che stavano in queste difficoltà, questi arrivano con sorriso sulle labbra e l'aiutano e risolvono il problema, che fanno? Gli vanno appresso. E la comunità cristiana lo dice: dove stava? punto interrogativo, capite? Ecco, sono cose chiaramente. Allora, per quanto un parroco possa cercare di fare qualcosa, c'è bisogno anche, come dire, di una sensibilizzazione che quantomeno, se la si lasci fare, ogni singolo fedele. Perché se tu crei mille occasioni, per esempio, avete visto, adesso non voglio parlare troppo di me, no? Però fai un pranzo comunitario, fai pellegrinaggio, fai una cena, fai questo, fai quello, lo fai perché? Perché se uno stava insieme, cioè se te vedi soltanto per celebrare la messa. Io quando sto celebrando la messa, vieni, mi porto nel cuore, mi sto pensando al nostro Signore Gesù Cristo. Non posso durante la messa avete parlato con voi. Cioè, dopo la messa io già fa ringraziamento e sto in silenzio. Se non ci fosse un'altra occasione per contrarci, ma come faccio io a entrare in comunione con voi? Si entra per esempio in comunione quando si mangia insieme. Per questo che speriamo che anche qui poi comprendano tante cose. Quando si fa un pellegrinaggio di due giorni, non è tanto per pellegrinaggio, ma tu stai qua tranquillo, stai qua due giorni insieme, ma fai insieme la cena, fai insieme il dopo cena, a fare una passeggiata, capite? L'esperienza mi insegna che chi partecipa a queste cose, io ho lasciato una comunità, lo sto 10 anni, sono nate anche delle belle amicizie tra persone adulte, capite? Cioè, che non c'erano prima. Ma non è che io ho fatto, io ho semplicemente, come dire, creato alcune occasioni e quelli le hanno recepite, perché poi la nostra comunione nasce da cose più grandi, nasce dall'Eucaristia, nasce dalla nostra vicinanza al Signore, quindi le basi già ci stanno, basta semplicemente molte volte trovare semplicemente le occasioni. Allora, c'è qualcuno che snobba un pochino queste cose, snobba non in senso cattivo, cioè, ma chi se ne frega, non vanno per il pellegrinaggio, chi se ne importa, non ne vuole cogliere per esempio l'importanza anche formativa in questo senso, capite, di dimensione comunitaria di una parrocchia, se no non nasce mai, non si struttura mai. Ecco, numero 145, la comunità che custodisce piccoli particolari dell'amore, dove i membri si prendono cura gli uni degli altri e costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è il luogo della presenza del risorto che va santificando secondo che la va santificando secondo il progetto del Padre.
A volte per un dono dell'amore del Signore in mezzo a questi piccoli particolari ci vengono regalati consolanti esperienze di Dio. Una sera d'inverno compivo, chi è questo 108? Fate un po' vedere chi è. Questa è una citazione, vediamo un po' chi è. Santa Teresa di Gesù Bambino, vediamo che dice. Eccolo qua. Una sera d'inverno compivo come al solito il mio piccolo servizio. A un tratto in lontananza udii il suono armonioso di uno strumento musicale. Allora mi immaginai un salone ben illuminato, tutto splendente di ori, ragazze elegantemente vestite che si facevano a vicenda complimenti e convenevoli mondani. Poi il mio sguardo cadde sulla povera malata che sostenevo e invece di una melodia udivo ogni tanto i suoi gemiti lamentosi. Non posso esprimere ciò che accade nella mia anima. Quello che so è che il Signore la illuminò con i raggi della verità che superano talmente lo splendore tenebroso delle feste della terra che non potevo credere alla mia felicità. Capite? Quindi l'esperienza vissuta da Santa Teresina facendosi prossima a questa situazione di sofferenza di questa malata. Ecco. E poi un altro aspetto fondamentale della santità attuale e di sempre, perché non c'è santità senza preghiera, e preghiera costante. Infine, malgrado sembri ovvio, ricordiamo che la santità è fatta di apertura abituale alla trascendenza, che si esprime nella preghiera e nell'adorazione. Il santo è una persona dallo spirito orante che ha bisogno di comunicare con Dio. Attenzione, che ha bisogno di comunicare con Dio. Non è semplicemente una cosa che si impone, dici io devo comunicare con Dio, no, ma io ne sento l'esigenza. Questa chiaramente non è una cosa che si improvvisa, che nasce dall'oggi al domani, è una cosa che nasce e poi cresce. È uno che non sopporta di soffocare nell'immanenza chiusa di questo mondo e in mezzo ai suoi sforzi, al suo donarsi, sospira per Dio, esce da sé nella lode e allarga i propri confini nella contemplazione del Signore. Non credo nella santità senza preghiera, anche se non si tratta necessariamente di lunghi momenti o di sentimenti intensi. San Giovanni della Croce raccomandava di procurare di stare sempre alla presenza di Dio, sia essa reale o immaginaria o unitiva, per quanto lo comporti l'attività. In fondo è il desiderio di Dio che non può fare a meno di manifestarsi in qualche modo attraverso la nostra vita quotidiana. Sia assiduo all'orazione, senza tralasciarla neppure in mezzo alle occupazioni esteriori, sia che mangi o beva, sia che parli o tratti con i secolari o faccia qualunque altra cosa, desideri sempre Dio tenendo in lui l'affetto del cuore. Questo per esempio è uno spirito di preghiera. Cioè, guardate che la preghiera, mi pare da aver già... Ti ho raccontato un'altra volta una cosa, che è stata un'intervista al Papa, che fa subito capire la risposta che ha dato, il tipo che è normale, insomma, che il Papa sia così, però è bene raccontarlo. Gli stavano facendo, non mi ricordo in quale intervista, in quale viaggio di ritorno, da quale aereo, da quale volo, gli chiesero perché in alcuni posti sperduti del mondo dove non ci stanno i preti, alcuni super teologi dicono potremmo prendere qualche laico che in situazioni straordinarie celebrano, insomma, i cosiddetti vini probati. Alla domanda dice: ma secondo lei è una cosa possibile? Sapete che ha risposto? Non la vedo, non ci ho neanche pregato. Non c'ho, io sono rimasto, perché attenzione, perché il processo di, cioè, quando una persona è un credente, cioè, non ho detto non ci ho pensato, non ci ho pregato. E attenzione, io decido di pregarci su una cosa quando dico preghiamoci sopra, quindi la considero, chissà, può essere pure che il nostro Signore voglia questo, quindi nella preghiera andiamo a portare questa cosa verificando se questa è volontà di Dio. Ha risposto: non ci ho pregato, no? Non ci ho pensato. Perché il processo di maturazione di una decisione, sapete che il Papa deve prendere decisione in tutta la Chiesa, è che arriva una cosa, dice, sarà una cosa possibile? Sì o no? No, manco ci prego. Sì, intanto ci prego.
poi ci prego un altro po', poi eventualmente chiedo consiglio, poi parlo con i cardinali, poi parlo con i vescovi, poi ci riprego e poi decido. Noi facciamo così, perché questa è la, cioè, capite, questa è la presa. Noi generalmente andiamo a quello che c'è fionda per la testa, ci frulla per la testa, tappiamo e facciamo. Ma chi te l'ha detto che stai a fare la volontà di Dio? La preghiera serve a imparare piano piano per quanto possiamo, perché poi anche nella Bibbia è scritto il volere di Dio, chi si può immaginare? Chi si può immaginare, abbiamo visto che dobbiamo pensare, che cosa vuole il Signore? Tutti vorremmo farlo. Però quando tu ci preghi su una cosa, questa è l'esperienza che si fa, pregarci vuol dire che tu prendi quella cosa e ci parli con il Signore. Signore mio, c'è sta situazione, c'è sta questa cosa, che faccio? Faccio così? Proprio parlando con Lui, fatelo qualche volta. Se faccio così, che potrebbe succedere? Succede questo, succede questo. Se faccio colà, va meglio, va peggio? Che reazioni posso provocare? Che cosa può succedere? Vedrai che se tu cominci a vedere due o tre prospettive, una di queste, quando tu ci pensi pregandoci o ci preghi pensandoci, una di queste ti lascia più sereno, più tranquillo. Famo così, quella è la volontà di Dio, questa è la cosa più importante. Cioè, capite, quando parla di preghiera e adorazione, di orazione, per esempio, portare in tutte le nostre azioni la presenza di Dio, dicevano San Giovanni della Croce, attenzione, reale o immaginaria o unitiva. La presenza reale di Gesù è quando stai a fare l'adorazione, quando te la trovi davanti, quando dedichi proprio uno spazio di tempo a stare alla sua presenza. Immaginaria è quando, per esempio, io adesso sto parlando e immagino, anche se non ci posso pensare troppo, se no sto presso al pensiero e poi non parlo con voi, però che il Signore sta davanti a me, mi sta sentendo, d'accordo? Se magari ogni tanto sto un po' in difficoltà, che non ha cucchiato di cose, dico dammi un po' la mano, che qua non mi esce il pensiero al volo, no? Oppure unitiva, questo si raggiunge nei gradi superiori della preghiera, quando si raggiunge l'unione con Dio. Però questa, c'è questa cosa nella nostra esistenza, moltissimi cristiani stanno proprio, non sanno manco che è la preghiera, perché la preghiera comincia dalla preghiera vocale, quella che ci hanno insegnato al catechismo, che quasi non lo so quanti voi le conoscete, ma voglio vedere, non lo faccio alzare la mano, ogni tanto lo facevo al borgo, chi è che fa tutti i giorni le preghiere del mattino e della sera? Se qualcuno è bravo, forse Marzio della Croce, oppure la sera, oppure la mattina, oppure cioè, che, ma quello è come la messa domenicale, capito? Sapete, c'è un gioco di carte, non lo manco ricordo più, che facevo tanti anni fa, si fa a Natale, che si chiama minimo e massimo, capito? Cioè quello è il minimo, capito? Cioè non è, dice, oh, faccio tutti i giorni le preghiere della mattina e della sera e mi faccio pure il segno della croce prima di pranzo e di cena, sono San Francesco. Ma quello è proprio l'ABC, capito? Proprio quello che ci hanno insegnato al catechismo. Quello è qualcosa, è un abbozzo, è un principio di preghiera, ma questa non è la preghiera cristiana, voglia te. Allora, sentite qua che dice, no? Perché questo sia possibile, 149, sono necessari anche alcuni momenti dedicati solo a Dio, in solitudine con Lui. Anche qui domanda. La prima cosa che dobbiamo chiederci è, perché attenzione, c'ho bisogno io di comunicare con Dio? Lo ne sento il bisogno? Perché se ne senti il bisogno, lo trovi. Cioè, un quarto d'ora al giorno ti serve e te la blindi, te la prendi. Un quarto d'ora si trova, d'accordo, però se uno sta impicciato in un sacco di cose, quando una cosa sta al cuore, sta al nostro cuore, se vogliamo il tempo ce lo troviamo. Qui ci stanno due supereroi della comunità locale che fanno rappresentazioni che non so come fanno, che costano un sacco di fatica, che dove lo trovano la voglia e il tempo, ma siccome hanno questa passione, hanno questa cosa, io li ammiro, perché dico beati a loro, insomma, io non so se ce la farei, ma trovano le forze, l'energia e il tempo a poterla fare, per esempio, no? E se è una cosa abbastanza impegnativa, chi ha un hobby, chi ha una passione,
trova il tempo per dedicarlo. Chi gli piace tanto lo sport, a chi gli piacciono tanti cavalli. Io spero che il nostro signore ne lasci uno in paradiso, perché qua purtroppo non capito, perché si perderebbe troppo tempo, insomma, no? Ecco, per dire, ma se uno, cioè, uno che c'ha un cavallo, anche il cavallo, che capito, mi trova il tempo di dannare, c'è sopra, mi trova il tempo, cioè, tu magari c'hai figli, c'hai il lavoro, c'hai questo e qua, se ti piace tanto, c'è la passione, il tempo lo trovo, capito? Ti inventi qualcosa, ma il tempo lo trovo. Non dico che divorzi, ma al tempo cerchi di trovare, insomma, no? Chi c'ha il tennis, che ne so. Quindi, che troviamo un pochino di modo, no? Non esiste una vita interiore se non cerchiamo di procurare di avere qualche tempo a disposizione con Dio. Il Papa prosegue: per Santa Teresa la preghiera è un intimo rapporto di amicizia, un frequente trattenimento da solo a solo con colui da cui sappiamo di essere amati. Vorrei insistere sul fatto che questo non è solo per pochi privilegiati, io questa è un'altra cosa che dico da 10 anni in testa e manca, ma per tutti. Non è che questa preghiera, se mi devo fare monaco, ma chi l'ha detto? Devo fare monaco, devo andare in convento, devo fare monaco, chi l'ha detto questo qua? Scritto da assolutamente da nessuna parte, cioè tutti quanti battezzati, in quanto battezzati, chiamano Dio Padre, anzi, come dice San Paolo, lo chiamano papà, papà tu chiami, cioè papà, cioè, se non ti viene da chiamare Dio papà, e dici non lo senti come faccio a chiamare Dio papà, è perché non lo senti come una presenza intima, familiare, no? Non so se mi hai raccontato un aneddoto, questo è fatto vero questo qui, me lo raccontò un ragazzino, figlio di genitori molto credenti, credenti, belli cattolici, belli col K. Allora un giorno alle scuole medie arriva la professoressa atea che comincia a dirgli che Dio, tutte queste frescacce, le favole, le religioni, se la sono inventati per così così, eccola. Questo si è scomposto perché a un certo punto da zappia dice Dio non esiste, là. Questo si dice, allora sono, ma che stai a dire? Dio non esiste. Ma il padre ci parla tutti i giorni. Gli ha detto così. Capito? O San Giovanni Paolo II rimase molto impressionato, no? Stava in seminario, stava in seminario a Roma, dove scrisse quel libricino, si chiama Dono e Mistero, no? Che è per i 50 anni del suo sacerdozio, che è un racconto semplice della sua vita. San Giovanni Paolo II, i suoi documenti di magistero erano molto belli, però lo stile, io li voglio molto bene, insomma, San Giovanni Paolo II, non pensate male, era un po' pesantuccio, nel senso che San Giovanni Paolo II era una mente, e tra l'altro era un filosofo, quindi quando scriveva questi documenti lunghissimi, scritti diciamo in maniera abbastanza elevata, quindi diceva delle grandi cose, no, insomma, un po' laico a leggere La verità di Splendor, insomma, io dico leggi, farebbe fatica, La vita è setrazio, insomma, no? Ma quando scrisse quel Dono e Mistero, era sempre, era un racconto della sua vita. Quindi lo poteva leggere pure un bambino dei 10 anni, perché era completamente un altro stile, no? E lui diceva che rimase impressionatissimo, sapete che lui ha perso la mamma che era piccolina, ma lui diceva, la più grossa catechesi che io ho ricevuto me l'ha fatta mio padre senza farmela, perché tutte le sante sere io andavo in camera a dormire, vedevo mio padre ginocchiato in piedi del crocifisso a pregare, capito? Per un bambino vedere il padre, non la madre, che sta facendo quella cosa lì, basta. È come quando Papa Francesco dice che il giorno più bello della sua vita è quando ha visto provare la mamma che si dava un bacio, perché per un figlio vedere i genitori che si vogliono bene è l'80% dell'educazione. Così come purtroppo quando tra moglie e marito c'è un clima difficile, ha voglia sfiatante, cioè i figli non stanno bene, non ci si può fare niente purtroppo, capite? Quindi quando ci dici cosa posso fare per educare bene i miei figli, la mia cosa, ecco, amatevi a vicenda come il Signore vi ama, papà e mamma. 80% dell'educazione è già fatta, il resto sono tutte quante dettagli, capite? Spiegazioni, perché il bambino si sente protetto, si sente al sicuro. Se un bambino vede i genitori che si offendono, si insultano, litigano, urlano, per la sua psiche quello è situazione di instabilità perpetua. Da un momento all'altro si lascia,
oppure soffre a vedere papà che insulta la mamma o la mamma che capite? Quindi gli esempi buoni. Quindi questo fatto non è solo per pochi privilegiati, ma per tutti, perché abbiamo tutti bisogno, 149, di questo silenzio carico di presenza adorata. La preghiera fiduciosa è una risposta del cuore che si apre a Dio a tu per tu. Tante volte ve l'ho detto, un rapporto intimo e personale con Gesù che va coltivato, dove si fanno tacere tutte le voci per ascoltare la sola voce del Signore che risuona nel silenzio. Mio, se mi togli questo, io sono morto, cioè, capito? Non esiste, non si può, cioè, molta gente dice, come fai questo esempio che fai un sacco di cose, che chiacchieri dalla mattina alla sera? Chiacchieri se qualcuno ti ha chiacchierato, se no che chiacchieri, che dici, che racconti? Quindi se tu ti riempi di Dio, poi forse trasmetti qualcosa, se no che trasmetti? Allora, in tale silenzio è possibile discernere alla luce dello Spirito le vie di santità che il Signore ci propone. Diversamente, quindi per non fare stupidaggine nella nostra vita, ecco perché dobbiamo imparare a pregare. Perché ho citato quando il Papa diceva non ci ho manco pregato. E magari durante la preghiera non ti si fa tanto chiarezza, allora dopo che ci hai pregato, vai dal confessore o dal padre, e dopo che ci hai pregato, però no prima. C'è sta cosa, ci ho pregato un po', non so tanto, se potrebbe fare così e così, io ci ho pregato un po', ma ancora non mi sta. Tu che ne pensi? D'accordo, che a volte le luci non si fanno, però prima prego, se no si crea la dipendenza affettiva dal confessore, la dipendenza affettiva o mentale, cioè c'ho un problema, non prego, ma vado da lui e mi deve dare, tutti vorremmo così, così come che il Padre Eterno ci fa così, dà subito la pappa pronta, ma il Padre Eterno non te la dà la pappa pronta. Il Padre Eterno ti dà le risposte facendoci arrivare, perché ti tratta da persona intelligente, attraverso la fatica soave del discernimento vissuto nella preghiera. Perché il cuore ce l'abbiamo tutti quanti, la coscienza ce l'abbiamo tutti quanti. Il problema è che le persone, se non trovi spazi e momenti di preghiera e di silenzio, tu la voce di Dio che ti parla nella coscienza, che ha sempre parlato, non l'hai mai sentita. Ma non è che non ti parla, sei tu che non ti metti in condizione di poter ascoltare. Io ogni tanto faccio questo giochetto, insomma, perché quando qualcuno viene a chiedere una cosa, che mi chiede la risposta diretta, ce lo porto piano piano, dico, allora, parliamo, questo è il problema. Che si potrebbe fare? E tu che pensi? Sei sicuro? Fa questo. Ah, così, è così. Capito? Cioè, un buon confessore, direttore spirituale, non ti dice fai così, ti dice il massimo che ti può dire è guarda, ci sono queste possibilità, pregaci sopra e vedi quello che il Signore ti ispira. Questo è proprio il massimo che devi arrivare, secondo il mio modestissimo parere. Ma non si deve mai sostituire al tuo cuore e alla tua coscienza, a meno che non dici è lecito o è illecito questa cosa, sul bene e sul male, sul peccato, sul peccato. Se tu mi dici è peccato, ti dico sì o no, se è un bene o un male oggettivo, quello non è discutibile, perché su quello, se la coscienza non è formata bene, deve essere corretta e deve essere rettificata alla luce della verità oggettiva. Però nelle altre circostanze no. Se non facciamo così, numero 150, le nostre decisioni potranno essere soltanto decorazioni che invece di esaltare il Vangelo nella nostra vita lo ricopriranno e lo soffocheranno. Tante stupidaggini commesse nella vita da tante persone che poi si ritrovano a un certo punto che hanno fatto una montagna di stupidaggini, perché se noi agiamo così a capocchia, a casaccia, a quello che ci frulla per la testa o a quello che ci dice la panza, se senza collegare ogni tanto alle 16 resti il cervello, capito? È normale che dopo uno fa un sacco dei guai. Per ogni discepolo è indispensabile stare col maestro, ascoltarlo, imparare da lui, imparare sempre. Il Papa impara dal maestro pure adesso, perché pure il Papa, per dire, il Papa non nasce mica Papa, Dopo 6 anni di pontificato un Papa è sicuramente migliore rispetto al primo anno di pontificato. Questo io ci metto la mano sul fuoco, così come un vescovo
un poveraccio, appena diventa vescovo, tutti quanti si immaginano, dice, ma io lo so perché so come funziona da prete prima e da parroco poi. Non è che tu diventi prete subito, sei, cioè devi acquisire il minimo di esperienza. Diventi parroco, io scherzo sempre con i miei caccare e pecorelle se volete gloria, gli è andato bene perché tutte le stupidaggini possibili e immaginabili, tutte no, ma la stragrande l'ho già fatta quasi tutte, ho visto le conseguenze, quindi adesso gliele risparmio, capito? Però ci deve essere anche la capacità da parte delle singole persone di capire, no? Uno che il primo anno di pontificato non è come il sesto, settimo, decimo, San Giovanni Paolo II stava 25 anni a far papa, insomma, alla fine, insomma, è sciolto, capito? Queste cose è normale che siano così. E nessuno poi finisce mai di imparare, non c'ho nessuna difficoltà a dire che da Gesù imparo. Io alcune cose che ho fatto 10 anni fa, non è che non le rifarei, ma non le rifarei come le ho fatte 10 anni fa. Alcune cose che ho detto 10 anni fa le ridirei, ma non come le ho dette 10 anni fa o 15 anni fa, perché ho 15 anni di esperienza, ho 15 anni di più anche di età, capite? Io non, cioè, se voi prendete i santi, Sant'Alfonso Maria de Liguori, nei suoi scritti, che ha scritto tantissimo, ha scritto quando c'era 35 anni, è campato fino a 90 anni, negli scritti che ha fatto 80 anni, dice, io purtroppo a 30 anni su questo problema pensavo che fosse così, ci ho visto male. Non è mica questo un segno di, come dire, di guarda questo che cretino, no, questa è una persona intelligente, capito? Perché mica nessuno di noi c'è il filo diretto col Padre Eterno, che è infallibile o impeccabile. Impeccabile solo la Madonna, infallibile solo Gesù Cristo, e il Papa quando parla è scattata, basta, e c'è, cioè, quasi mai, capito? Tutto il resto stiamo tutti quanti sotto la stessa, lo stesso cielo, capite? E se non ascoltiamo Gesù, tutte le nostre parole saranno unicamente rumori che non servono a niente. La frase è abbastanza forte pure questa qui, eh? Ecco. Attenzione però, ecco. Prego tuttavia, 152, salto un pezzettino che siamo verso la fine, sì, che non intendiamo il silenzio orante come un'evasione che nega il mondo intorno a noi. La preghiera non deve diventare un rifugio, capito? Che fa mandare, che mi devo stare un po' in santa pace, capito? Che mi dico, se ho 2 o 3 rosari in grazia di Dio, e poi, capito? Questo ogni tanto è comprensibile, però non può diventare questo, diciamo così, ecco, il contenuto essenziale della nostra preghiera, no? Il pellegrino rosso che camminava in preghiera continua, sapete il pellegrino rosso, no? Dalla mattina alla sera, Signore Gesù, abbi di me che sono un peccatore. Dalla mattina alla sera era un'espressione, diciamo così, tipica della preghiera orientale, sintetizzata in una raccolta che si chiama la Filocalia, che consiste nel ripetere continuamente le giaculatorie di invocazione al nostro Signore, fino a quando quelle parti di disco in primo romantico, no? Ecco, però, quando incontrava qualcuno, tutte quelle persone senza distinzione parevano altrettanto amabili che se fossero state della mia famiglia. E non solo sentivo questa luce dentro la mia anima, ma anche il mondo esterno mi appariva bellissimo e cantevole. Quindi la preghiera non ti mette fuori in un mondo tutto tuo e poi quando incontri il prossimo sei schivo, frastico, acido, zitello, brutto, insomma, no? Oppure tagliente, cattivo, acido, aspro. Quando la preghiera autentica, avvicinandoti di più a Dio, ti avvicina sicuramente di più all'uomo, oltre che a te stesso. E nemmeno la storia scompare. La preghiera, proprio perché si nutre del dono di Dio che si riversa nella nostra vita, dovrebbe essere sempre ricca di memoria. La memoria delle opere di Dio è alla base dell'esperienza e dell'alleanza da Dio e il suo popolo. Tutto l'Antico Testamento e parte del Nuovo si fonda su questo. Se Dio ha voluto entrare nella storia, la preghiera è tessuta di ricordi. E non so quanti di voi hanno dei bei ricordi, per esempio, per quello che attiene esperienze vissute nella preghiera. Pensateci. Quindi se ripensando a qualche cosa di bello che avete vissuto, c'è anzitutto, e lo ripensate con gioia, no? Il paragrafetto sull'orazione di supplica, 154. La supplica, la preghiera di supplica, è quella che maggiormente nota. È espressione del cuore che confida in Dio, che sa che non può farcela da sola.
nella vita del popolo fedele di Dio troviamo molte suppliche piene di tenerezza credente e di profonda fiducia. Dalla montagna di bellissime preghiere vocali che ci abbiamo, no? Non togliamo però la preghiera di domanda, quella rimane sempre, eh? Quindi, pure se uno se prende il quarto d'ora di preghiera di silenzio, lo sa, bisogna dirlo, eh? Cioè la preghiera vocale non possiamo metterla in un cattivo. Ah, io lo so, mistico, parlo con Dio, rosario e roba, la gente che capisce niente, che piace quattro preghiere, io ormai me la vedo io con il nostro Signore, no? Ecco, non va bene questo qui. Non togliamo valore alla preghiera di domanda che tante volte ci rasserena il cuore e ci aiuta ad andare avanti lottando con speranza. La supplica di intercessione ha un valore particolare perché è un atto di fiducia in Dio. La supplica di intercessione vuol dire quando preghiamo per gli altri, e insieme un'espressione di amore al prossimo. Alcuni, ecco, per pregiudizi spiritualisti, pensano che la preghiera dovrebbe essere una pura contemplazione di Dio, senza distrazioni, come se i nomi e volti dei fratelli fossero un disturbo da evitare. Questo non è vero, anzi, i nomi e volti dei fratelli si portano nella preghiera con noi. Al contrario, la realtà è che la preghiera sarà più gradita a Dio e più santificatrice se in essa con l'intercessione cerchiamo di vivere il comandamento che ci ha lasciato Gesù. L'intercessione esprime l'impegno fraterno con gli altri quando essa, in essa siamo capaci di includere la vita degli altri e le loro angosce. Più sconvolgenti loro sono i più belli. Di chi si dedica generosamente a intercedere si può dire con le parole bibliche tratte dal secondo libro dei Maccabei: questi è l'amico dei suoi fratelli che prega molto per il popolo. Una parola sulla preghiera di adorazione e poi sull'ascolto della parola di Dio. Fatto un bel panorama, insomma, della preghiera cristiana. Se veramente riconosciamo che Dio esiste, non possiamo fare a meno di adorarlo, a volte in un silenzio colmo di ammirazione, o di cantare a Lui con lode festosa. L'adorazione è una punta di vertice della preghiera. Così esprimiamo ciò che diceva il beato Charles de Foucault quando disse: appena credetti che c'era un Dio, compresi che non potevo fare altrimenti che vivere solo per Lui. Anche nella vita del popolo pellegrinante sono molti gesti semplici di pura adorazione, come ad esempio quando lo sguardo del pellegrino si posa su un'immagine che simboleggia la tenerezza e la vicinanza di Dio. L'amore si ferma, contempla il mistero, lo gusta in silenzio. Poi c'è la lettura della parola di Dio. La lettura orante della parola di Dio, più dolce del miele, spada a doppio taglio, ci permette di rimanere in ascolto del Maestro affinché sia lampada ai nostri passi, luce sul nostro cammino. Come ci hanno ben ricordato i vescovi dell'India, la devozione alla parola di Dio non è solo una delle tante devozioni, una cosa bella ma facoltativa, appartiene al cuore e all'identità stessa della vita cristiana. La parola insieme alla forza per trasformare la vita. La prova di questo è il fatto che la Chiesa in ogni azione liturgica che fa sempre fa precedere la lettura della parola di Dio. E quasi nessuno sa, e qui ci abbiamo colpo tutti quanti noi preti, che anche la parola, anche la confessione, se uno proprio seguisse alla lettera il rituale della penitenza, prima dovrebbe leggere un breve passo della parola di Dio. Breve, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ama e apri il cuore, dice il Signore, e poi comincia a confessarti. Questo per far comprendere quanto la parola di Dio sia importante nella vita della Chiesa. Infine l'incontro con Gesù, nelle scritture ci conduce all'Eucaristia, dove la stessa parola raggiunge la sua massima efficacia, perché è presenza reale di colui che è la parola vivente. Lì l'unico assoluto riceve la più grande adorazione che si possa dargli in questo mondo, perché è Cristo stesso che si offre. E quando lo riceviamo nella comunione, rinnoviamo la nostra alleanza con Lui e gli permettiamo di realizzare sempre di più la sua azione trasformante. Ecco perché anche durante la Santa Messa, prima della liturgia eucaristica, c'è la liturgia della parola, perché la liturgia della parola ci prepara a vivere al meglio la seconda parte della Messa, che è quella più intensa, dove adoriamo noi stessi Dio che si fa carne in mezzo a noi, ma la somma adorazione è l'offerta del sacrificio della croce che si rinnova durante la Santa Messa come atto estremo di culto, di latria e di adorazione fatto da Gesù al Padre per la salvezza di tutti noi e che si comunica a noi con la bellissima esperienza che la Santa Messa. Bene, se ti vuole la prossima volta concludiamo andando a, ecco, a scandagliare combattimento, vigilanza e discernimento. Questi tre paragrafi sono veramente molto molto belli. Troveremo un sabato di giugno, adesso vediamo, o il terzo o il quarto sabato di giugno, dove prima del Corpus Domini chiudiamo in bellezza gli incontri di carità di quest'anno. Terzo, il quarto giugno, un matrimonio.
per il terzo. No, e poi dobbiamo partire. Ok. Bene. Bene, rendiamo grazie Signore per i tuoi benefici, perché tu che regni nei secoli dei secoli. Ah, il Signore ci conceda la sua pace e la vita eterna. Amen.